Bentrovati a Sport News, iniziamo dal volley. Prima settimana infatti di preparazione atletica con i campioni d'Italia della Cucine Lube Civitanova per due giovani emergenti di talento, il libero Francesco D'Amico con un contratto triennale e lo schiacciatore Mattia Gottardo con un prestito annuale, entrambi arrivati grazie al mercato estivo, ricchi di entusiasmo e carichi di aspettative. In tarda mattinata i due atleti, insieme al vicepresidente Albino Massaccesi e al DG Beppe Cormio, hanno incontrato giornalisti e tifosi nella sala stampa dell'Eurosuole Forum, esclamando all'unisono di essere alle prese con una preparazione atletica di altissimo livello e un'organizzazione impeccabile. Nel TG di domani dedicheremo a questo un ampio servizio. Tornano a sudare i cestisti dell'Alle Imatelica che da oggi sono al lavoro per preparare la prima storica stagione in Serie B All the Wild West. Ieri raduno informale con la conferenza stampa a cui ha partecipato anche l'assessore allo sport Graziano Falsetti, che ha portato i saluti dell'amministrazione e ha augurato il meglio alla società di basket guidata dalla nuova presidente Monica Sonaglia. Nei prossimi giorni l'assessore farà visita anche alle squadre di alte discipline sportive impegnate nei rispettivi ritiri prestagionali, mentre la prossima settimana si terrà una riunione con diverse società cittadine per programmare l'annata ed ascoltare le varie esigenze. Rebecca Fiscarelli, marchigiana di Civitanova Marche ma di tessera piemontese, è la nuova campionessa italiana della velocità donne esordienti. La gara su pista si è disputata lo scorso 3 agosto al velodromo di Dalmine. Questa mattina il sindaco Ciarapica ha incontrato la giovane campionessa a Palazzo Sforza, accompagnata dal padre Giuseppe e da Elpidio Seghetti, per congratularsi per la splendida vittoria del tricolore. Esplosività e potenza, le caratteristiche che hanno fatto di Rebecca una campionessa italiana di ciclismo su pista a soli 14 anni. Un racconto emozionante quello dell'adolescente che all'età di 6 anni ha abbracciato la bicicletta come sua più grande passione, seguendo le orme del papà e della sorella, anche lei più volte sul podio. Tanti sforzi ma tante soddisfazioni tra stadio e ritiri a Milano per gli allenamenti con la squadra. Rebecca ha regalato al sindaco di Civitanova la maglia, simbolo del suo maggior successo, arrivato dopo altre tappe di grande soddisfazione. E con quest'ultima notizia sportiva è tutto anche per questa edizione del nostro TG. Vi ringraziamo come sempre per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.